Buongiorno, sono l'avvocato Umberto Fantini dei Marchesi Riva di Lugano, del Foro di Milano, e ritengo mio dovere intervenire sulla cosiddetta magna quaestio, e cioè sull'indagine relativa all'invalidità della declarazio di Papa Benedetto XVI dell'11 febbraio 2013, intesa come abdicazione, e sulla conseguente successiva invalidità del conclave del 1 marzo 2013 che ha eletto invalidamente Bergoglio al soglio pontificio. Detta magna quaestio ha formato l'oggetto di una lunga e complessa indagine svolta negli anni dal 2020 ad oggi dal giornalista indipendente dottor Andrea Cionci, tramite centinaia di articoli apparsi sul blog di Libero, altrettanti podcast sui canali dei social network, un libro bestseller Codice Ratzinger che ha venduto oltre 20.000 copie, 127 conferenze in tutta Italia promosse sino ad oggi e sponsorizzate dagli stessi lettori del libro, atte a diffonderne vieppiù i contenuti, evento unico che non ha mai riguardato un volume pubblicato a dimostrazione della serietà dell'indagine e dell'interesse che la stessa ha suscitato in un pubblico sempre più vasto. La particolarità dell'indagine, che ha da subito attirato la mia attenzione di giurista, sta appunto nel fatto che essa si basa unicamente su di un documento ufficiale, il testo in latino della Declaratio di Papa Ratzinger tradotto da esperti, latinisti e professori, e sulle norme positive applicabili alla fattispecie esistenti nel diritto canonico, e segnatamente gli articoli 76, 77 e 3 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis e del canone 332, paragrafo 2, del Codex Iuris Canonici riformati proprio dall'allora cardinale Ratzinger. Dal combinato disposto di dette norme, raffrontato al testo in latino della Declaratio, si evince l'invalidità della stessa come abdicazione, in quanto Papa Benedetto XVI non ha rinunciato al munus petrino, cioè all'investitura come Papa di origine divina e quindi all'ufficio di Papa, all'essere Papa, ma soltanto al ministerium, e cioè all'esercizio pratico del potere di Papa, al fare il Papa. La sopra ricordata Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis prevede che, ove la rinuncia in questione non contempli la rinuncia al munus petrino, come richiesto dal canone 332, paragrafo 2, essa è nulla ed invalida, senza bisogno che intervenga alcuna dichiarazione in proposito, e l'elezione così intervenuta non conferisce alcun diritto alla persona eletta, cioè a Bergoglio. Il dottor Cionci tratta poi ampiamente della conseguente e collegata questione della sede papale impedita, snocciolando tutta una serie di prove ed indizi che portano a ritenere che Benedetto XVI, sentendosi ed essendo assediato dai cardinali ultraprogressisti, la cosiddetta mafia di San Gallo, non vedendo più riconosciuto il suo potere oltre la sua porta e anzi temendo per la sua stessa vita, il cosiddetto mord complotto suffragato dalle recenti acquisizioni del dottor Cionci su un plausibile attentato subito dal Papa tramite farmaci nel marzo 2012, cosa che giustificherebbe la sua affermazione al centro delle mie dimissioni vi era l'insonnia, abbia inteso farsi porre in sede impedita, tale intendendosi la sede papale nell'ambito della quale il Papa perde la sua normale libertà d'azione, tramite la convocazione di un conclave illegittimo che ha eletto Bergoglio a Papa Ratzinger non morto e non abdicatario, cospargendo di indizi in tal senso lasciati allo stesso Papa Ratzinger, avvalendosi di un particolare linguaggio comunicativo, il cosiddetto Codice Ratzinger, fatto di espressioni anfibologiche, come tutte le volte che Papa Benedetto XVI disse che il Papa è uno solo, senza mai precisare chi fosse, avvalendosi della cosiddetta restrizione mentale larga, istituto della teologia morale, tramite il quale, con linguaggio cristico, si riesce a dire la verità senza dire espressamente. Chi ha orecchi per intendere, intenda di evangelica memoria. La declarazione di Papa Ratzinger e tutto ciò che ne è conseguito in seno alla Chiesa Cattolica da oltre 10 anni a questa parte è sotto gli occhi di tutti, fedeli e non. La Chiesa Cattolica, grazie alla conclamata apostasia di Bergoglio e alle plurime eresie da questi pronunciate con nonchalance, è diventata ormai la cosiddetta falsa Chiesa bergogliana, che non ha più nulla o quasi nulla di cattolico, avendo l'antipapa Bergoglio, antipapa in quanto non eletto canonicamente, deviato dal magistero della fede, tradito il depositum fidei e trasformato la Chiesa Cattolica, depositaria della parola unica e immutabile di nostro Signore Gesù Cristo, in una ONG globalista, stampella del potere politico e portatrice di cosiddetti valori quali i diritti LGBTQ+, persino il crimine di intelligenza artificiale, il diaconato delle donne, la prossima fine del celibato dei preti, la benedizione delle coppie omosessuali, eccetera, che nulla hanno di cattolico e molto di gnostico, postulando la tendenza moderna dell'uomo a cancellare Dio dal suo patrimonio spirituale, a volersi sostituire a Dio, volendo diventare Dio esso stesso. Si vede in proposito, ma è solo un esempio, il volume Homo Deus, vera Bibbia del transumanesimo, scritto da Harari, seguace di Klaus Schwab, Dominus del World Economic Forum di Davos, nell'ambito del quale i potenti della Terra e soprattutto quelli che li controllano prendono le decisioni su dove e come indirizzare il corso dell'umanità.
Indubbiamente, vi sono gli accadimenti avvenuti in seno alla Chiesa Cattolica nell'ultimo decennio o poco più, che costituiscono eventi dal chiaro sapore escatologico, riguardando essi il destino ultimo dell'umanità, poiché in linea antipapale che si è venuta a creare con Bergoglio richiama la predizione sia delle Sacre Scritture, Apocalisse di San Giovanni, Seconda Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, numerosi passi del Vangelo, sia di profezie private e individuali, il Terzo Segreto di Fatima, le visioni sulla falsa e stravagante Chiesa, diciamo di Bergoglio, avute dalla beata Caterina Emmerich ed altre, che parlano di una crisi profondissima in cui verserà la Chiesa Cattolica, quando la vera fede verrà messa a rischio, tanto da rendere quanto mai attuale la domanda che il Nazareno rivolge a se stesso, come riportata nel Vangelo di Luca: il figlio dell'uomo troverà la fede sulla terra quando ritornerà? Venendo all'attualità, giova ricordare che il dottor Cionci, al quale va uno speciale ringraziamento da parte mia e da parte di tutti i lettori, di tutti gli uomini di buona volontà per aver ridato onore e dignità al mestiere e alla professione di giornalista, in data 8 novembre 2023 ha depositato presso la Segreteria di Stato Vaticana una petizione, corredata da tutti i documenti, a sostegno dell'invalidità della rinuncia di Papa Benedetto XVI, se intesa quale abdicazione, contenente 11.500 firme, poi integrate con ulteriori 3.000, con la quale si esortavano i cardinali preconclave 2013 ad intervenire a difesa dei diritti della sede apostolica ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis. Non avendo sortito effetto alcuno tale petizione, recentemente, in data 6 giugno 2024, il dottor Cionci ha depositato presso il Tribunale Penale Vaticano una istanza volta alla declaratoria dell'invalidità della declarazione di Papa Ratzinger, intesa quale abdicazione, e della conseguente invalidità dell'elezione di Bergoglio al soglio pontificio, avvenuta il 13 marzo 2013 a conclave convocato a Papa non morto e non abdicatario. Tale ultima iniziativa si è resa necessaria a causa del silenzio e dell'inerzia dei cardinali pre-2013, i cosiddetti principi della Chiesa, che, come il rosso della porpora che portano, dovrebbe invece essere disposti a versare il proprio sangue a tutela della Chiesa di Gesù Cristo. L'aver interpellato il Tribunale Penale Vaticano da parte del dottor Cionci ha indiscutibilmente smosso le acque nell'entourage della Chiesa bergogliana, tanto che Bergoglio ha nominato, dopo la presentazione dell'istanza, un nuovo cancelliere presso il Tribunale Vaticano e, curiosamente, quale arma di distrazione di massa, è venuta a galla la questione riguardante lo scismatico, così ritenuto, Monsignor Viganò, che ha elargito, non da adesso, ma da almeno 4 anni a questa parte, tutta una serie di critiche molto pesanti ed improperi rivolti all'eretico e a Bergoglio. Peraltro, Monsignor Viganò, esponente dei cattolici cosiddetti tradizionalisti, non affronta la questione in modo corretto, in quanto non sostiene che Bergoglio non è il Papa, non ne mette in discussione la legittimità, sostenendo invece che egli è eretico ed apostata. La questione, ut supra, va invece rovesciata. Non Bergoglio non è il Papa perché è eretico, ma Bergoglio è eretico appunto perché egli non è un vero legittimo Papa, ma bensì un antipapa. Occorre quindi mobilitarsi per la salvezza della Chiesa Cattolica, intesa anche come istituzione, poiché, se non interviene alcun pronunciamento che cacci l'usurpatore Bergoglio, quando non vi saranno più almeno 3 cardinali pre-2013 ancora in età da conclave per eleggere un nuovo Papa legittimo, e ciò avverrà al più tardi il 18 agosto 2036, la Chiesa Cattolica, per come la conosciamo, sarà estinta, e di essa rimarrà solo il piccolo resto di veri fedeli, come già profetizzato dallo stesso cardinale Ratzinger sin dal 1969. Appoggiamo perciò tutti, fedeli e non, l'istanza depositata dal dottor Cionci presso il Tribunale Vaticano, e che la giustizia faccia finalmente il suo corso. Grazie per l'ascolto.